Per combattere l'evasione fiscale, Confindustria, in vista della legge di bilancio, lancia una proposta che già fa discutere: premiare chi per fare acquisti usa bancomat e carte di credito e tassare chi invece ricorre al contante. Se si riesce a combattere un pochino l'evasione fiscale sarebbe meglio, no? Abbiamo già tante tasse da pagare, quindi ulteriori tassazioni mi sembrano un po' pesanti per noi. Qui tassiamo tutto adesso, pure quando uno... No, assurdo. Quindi sì al bancomat, però deve essere una libera scelta. Sì, libera scelta di uso e consumo. Penso che comunque debba rimanere una scelta. L'idea di Confindustria è quella di garantire da una parte un credito d'imposta del 2% a chi utilizza la moneta elettronica, dall'altra di imporre una commissione, sempre del 2%, sui prelievi superiori ai 1.500 euro mensili, il che permetterebbe di recuperare circa 3,4 miliardi di euro l'anno. Non trovo che sia una misura equa, perché una buona fascia della popolazione magari non ha gli strumenti informatici di conoscenza. L'uso di bancomat e carte di credito è sempre più diffuso, ma sono ancora in tanti che scelgono di pagare in contanti. Dipende poi che spesa devi fare, nel senso se è qualcosa di grosso paghi col bancomat, altrimenti in contanti. Preferiscono i contanti. Perché? Perché mi regolo meglio con la spesa, so quello che ho e quello che devo spendere. Non mi piace avere liquidi dietro, è comodo il bancomat. E poi è anche più sicuro. Col bancomat anche se è un po' problematico, perché è più facile spendere soldi. Tutti i negozianti dovrebbero accettarla tutti, ancora non siamo a questo livello, soprattutto qui in Italia.